Queste planimetrie, aree d'esproprio non sono state mai trascritte né bollate. Quindi, già precedentemente c'è stato l'intervento del commissario ad Acata Comunico De Marzi, provincia dell'Aquila, settore urbanistica, pianificazione territoriale e esproprio, politica per l'area interna e montagna. Comunico De Marzi, vigilanza urbanistica e edilizia sugli atti del comune. Istanza ferma il signor Pinavel. Sapete leggere? Bene, adesso vi spiego. Questa è la relazione commissariale. Sono quasi 300 pagine. Però c'è un altro fronte di illegalità. C'è questo piano particellare di esproprio. Questo è per il recupero comunque di marzo, zone di due elaborate planimetriali ed espro. Tutte queste particelle, sin a data odierna, non sono state mai trascritte né bollate col decreto di esproprio definitivo ai registri immobiliari. Quindi, se si vara e dovesse essere fatto il decreto definitivo di esproprio, queste particelle passavano al catasto. E quindi il fronte della legalità, ma qua è legalità, si creavano queste nuove particelle. Qui abbiamo, adesso le metto così, vediamo un po'. Praticamente, al catasto uscivano tutte nuove particelle, debitamente trascritte e bollate. Aree edificabili che rimanevano i privati, poi c'erano tutte le particelle oggetto di esproprio che non erano più dei privati, verde pubblico, parcheggi, strade comunali, pubbliche. Ecco qui. Adesso col video vi faccio vedere una cosa, così avete una migliore visione. Vabbè, fammi mettere qui. Sovrapposto, un attimo di pazienza. Mettiamo di qua. Vabbè, la relazione commissariale la metto qua. Anzi, la metto qui. Allora, questa è la relazione commissariale. Prima dell'approvazione definitiva del piano di recupero, questo qua, questo è stato approvato definitivamente. Il piano di recuperazione di due fogli del comunico dei mazzi sul bollettino ufficiale numero 33 della regione Abruzzo. Nel giugno 2007. Bene, queste qui sono le particelle di esproprio. Tutte queste qui con i puntini, queste qua. Ecco leggente, aree espropriate, che fino a dato di non sono state mai trascritte e mai bollate. Questa è la planimetria zona in situazione con superficie. Quindi, le medesime particelle. Quindi, tutte queste planimetrie, vedete, planimetrie di zonizzazione di superfici, passano al catasto, devono passare, con nuove particelle, nuovi proprietari. Quindi, come vedete, tutte le particelle oggetto di esproprio, eccole qui, planimetria aree di esproprio, che sono queste qui con questi puntini, queste passano al comune. Planimetrie oggetto di esproprio. Eccole qui, eccole qui, eccole qui. E prosegue fin qui sotto. Fammi spostare questa qui. Vedete quante ce ne sono? E quindi l'attuale realtà debitamente legalizzata, ma adesso è illegale dal momento che il decreto definitivo di esproprio del piano di recupero, questa è la planimetria di zonizzazione, non è stato trascritto ai registri immobiliari, quindi i registri immobiliari dovevano essere e dovranno essere trascritte tutte queste planimetrie debitamente esistenti, ecco qua, planimetria di zonizzazione con superficie. Tutto questo oggetto d'esproprio venivano trascritto al demanio comunale.
compreso, allora c'è il demanio stradale, tolto ai privati, verde pubblico tolto ai privati, parcheggio ai privati, ecco l'intero pronto. Bene, già c'è stata una relazione commissariale, qua ci sono quasi 300 pagine. Vedi? Ma il fronte della illegalità adesso è aumentato. Dal momento che questa plenimetriale di esproprio, insieme alla plenimetria di zonizzazione con superficie, non è stata trascritta e bollata con il decreto di esproprio definitivo, ci sono danni erariali. A maggior diritto e ragione di questa relazione commissariale. Poi ci sono queste indennità di esproprio mai pagate. Tutte queste planimetrie di zonizzazione, nuove planimetrie, passeranno al catasto e in particolare all'ex commissario ad acta Gilberto Di Giorgio, che attuale responsabile del genio civile di Avezzano. E poi vi faccio un'altra cosa: il piano particolare d'esproprio e le indennità non pagate. Ci sono 269.040,75 di indennità espropri non mai pagate, a fronte di 17.396 metri quadri, quindi le indennità di esproprio vengono pagate e non sono state pagate a 15 euro al metro quadro. Questa è la planimetria, piano particella di esproprio. Queste sono tutte le persone coinvolte che non hanno ricevuto le indennità di esproprio. Eccoli qui. Ma a fronte dell'indennità di espropri, le medesime persone dovranno avere questa planimetria di zonizzazione con superfici, con planimetrie di aree d'esproprio debitamente trascritte e bollurate con il decreto definitivo di esproprio, trascritte e bollurate nei registri immobiliari. E quindi successivamente saranno intestatari di tutte queste nuove particelle. Quindi emerge un fronte di danno erariale per piano di recupero incompleto, non trascritto, con il decreto definitivo di esproprio trascritto nei registri immobiliari, non pagate le indennità di esproprio. È da aggiungersi anche questo l'intervento del ex commissario ad acta, relazione commissariale, e quindi tutte queste nuove particelle con nuovi mappali e i fabbricati inseriti nei nuovi mappali, tutti gli attinenti e relativi progetti passeranno di nuovo al ex commissario Gilberto Di Giorgio, attuale responsabile del Genio Civile di Avezzano.